17 agosto, sono in Piazza del Popolo a Bivongi per questa 26esima edizione del mercato dell'Abbadia, un mercato tradizionale che si rinnova negli anni, tutte le vie di Bivongi che si ritrovano e ripercorrono quello che sono le tradizioni dell'antico artigianato. Ugo, siamo nella tua Bivongi, il mercato dell'Abbadia, ci ritroviamo ogni anno. Cosa c'è di questo mercato tra realtà, scherzo, gioco? Intanto ringrazio Maria Teresa per la presenza a Bivongi. Per noi è un onore averti qui a Bivongi. Il mercato dell'Abbadia, come dicevi, è alla 26esima edizione. Un mercato che racconta un pochettino la storia del paese. Non sono 600 anni di storia. Entriamo già nel 1400, quando i due casali, Binge e Bubugli, li hanno trasferiti qua dove ci troviamo adesso, anche perché il motivo principale era che c'era una chiesetta del 1300, quindi allora i monaci trasferitevi a Bivongi. Poi più tardi nel 700, quando c'è stato nel 1806, quando le università sono state abolite e ci sono stati creati i comuni, Bivongi, che era le dipendenze della Certosa, è diventato comune. E quindi si è fatta un'altra più grossa festa nella Badia. Ma qui abbiamo, innanzitutto non vorrei rubare tanto tempo perché abbiamo il sindaco di Bivongi, Enzo Valenti. Enzo Valenti quest'anno è per la prima volta che si impegna in questo mercato, un evento storico, diciamo, per il paese. Enzo Valenti che comincia dopo il mese di maggio a prendere diciamo mano del paese, perché Enzo Valenti, ricordo che nella sua intervista che ho fatto nel corso della, dice che è più difficile amministrare Bivongi che la città metropolitana di Reggio Calabria. Allora adesso entriamo in questa bella festa, sindaco. Sì, è una bella festa che è la 26esima edizione, come aveva detto prima Ugo, e in pratica una rivisitazione della storia, della cultura, della tradizione, diciamo, di questo popolo. E realizzare questa festa non è una cosa facile, richiede notevole impegno, partecipazione da parte di tutti i cittadini. E colgo l'occasione questa sera di ringraziare perché noi abbiamo costituito un comitato costituito da cittadini, dall'assessore Metastasio e da tanti altri cittadini. Io voglio ringraziare tutto il comitato che si è impegnato per la realizzazione di questa festa, però permettetemi, vorrei fare un ringraziamento particolare, perché lo faccio di cuore, a Tonino Pistininzi, perché ogni anno partecipa da diversi anni al mercato e si impegna moltissimo, ha entusiasmo, perché lavora proprio per il paese. Questo è un esempio di volontariato, di dedizione al paese, per migliorare la qualità di vita del paese e per migliorare le tradizioni del paese. Detto questo, non vorrei aggiungere altro, vorrei solo far parlare l'architetto Metastasio, Tonino, che sono stati diciamo gli organizzatori, diciamo il cuore di questa manifestazione, per cui dopo aver fatto questa premessa vorrei che fossero loro a parlare e ad illustrare. Ecco Giorgio. Io mi accompagno con le tue ragazze. Giorgio l'abbiamo avuto gli altri anni, l'abbiamo avuto Giorgio, e quest'anno lo presentiamo in una veste diversa, a parte che si impegna per il mercato dell'Abbadia, però Giorgio dovete sapere che è assessore al comune con il sindaco Enzo Valenti. Ti sei preso questa rogna, Giorgio, è un lavoraccio. Per me è un onore e un onere lavorare con il dottor Enzo Valenti in quanto sindaco del comune di Bivongi. È stato per me veramente un piacere inusitato, non pensavo che mi avesse come dire, dato questo incarico, questa delega e soprattutto questa fiducia. Spero di meritarla, di poterla nel tempo quantomeno ricambiare, e quindi per lavorare bene non solo per il comune ma per il paese e per il territorio, perché il nostro obiettivo è anche quello di unificare il territorio. Non possiamo stare da soli, non possiamo essere un paese che vive solo all'ombra del Consolino, deve essere un paese che fa sinergia con i comuni della Vallata dello Stilaro.
Questo è il segreto della nostra, il nostro obiettivo e il nostro programma politico. Ecco Giorgio, tornando al mercato, no? Ho notato che siete partiti come comitato. Tanto vorrei che ci fossero le nostre ragazze che fanno la maggioretta. Allora, ho notato che come comitato avete avuto un input diverso agli altri anni, cioè volete migliorarlo abolendo, che so, la plastica, bigiotterie, queste cose, cioè andare proprio direttamente sull'artigianato, sui veri artigiani. E come ho notato pure che ci sono i punti di ristoro, non sono come gli altri anni, sono ridotti però ben fatti. Ecco. C'è un assortimento di, soprattutto di prodotti tipici, perché noi puntiamo all'enogastronomia come obiettivo principale. Abbiamo puntato anche alla differenziazione dal punto di vista degli espositori, perché vogliamo artigiani, vogliamo che siano soprattutto gli artigiani a esprimersi in questo mercato, perché il mercato della Badia non è nato come mercato storico, è nato come mercato dell'artigianato, per favorire e promuovere l'artigianato nel territorio. Noi abbiamo anche valorizzato soprattutto gli artisti di strada, e qui queste bellissime ragazze che appartengono a un gruppo che proviene dalla provincia di Salerno, sono la provata che appunto noi vogliamo differenziarci rispetto al ribusino, cioè non vogliamo che sia una manifestazione di sbandieratori, di archibugieri, di spadaccini. Questa è la manifestazione che noi vogliamo, una manifestazione in cui la gente si deve divertire e sentirsi a suo agio. Altra cosa importante è l'artigianato, che avete mirato a far sì che l'artigiano deve fare la dimostrazione. Una cosa importante educativa, perché a Bivongi in queste serate ci sono molti bambini, i genitori si fermano, quindi questi apprendono anche i bambini da queste cose. Sembrano piccolezze ma sono cose grandi, Giorgio. Noi puntiamo soprattutto a far crescere i ragazzi con la mentalità del mercato della Badia. Noi siamo nati 26 anni fa, eravamo ragazzi, adesso abbiamo i capelli bianchi e abbiamo un seguito che non ci abbandonerà mai. Abbiamo già dei giovani che ci stanno incoraggiando a proseguire, noi stiamo dando soltanto gli strumenti per proseguire. Noi vogliamo e pensiamo di poter migliorare questa manifestazione. Tenete conto che è la nostra prima manifestazione dal punto di vista amministrativo, in quanto ci siamo insediate da un mese, due mesi, però in due mesi abbiamo avuto fare dei salti mortali per poter arrivare a questi risultati. Grazie soprattutto al comitato, qui rappresentato da Tonino Pisteninzi, che è una continuazione, se vogliamo, è una persona che resiste, è una persona che ci ha dato molto al paese e che ha dato molto soprattutto all'organizzazione. Vogliamo che effettivamente da qui parte il prodotto artigianale, che ci sia veramente una valorizzazione dei prodotti tipici, che ci sia una valorizzazione dell'enogastronomia, perché sono i punti di forza e di qualità di questo paese, di questo territorio. Ecco Maria Teresa, vuoi dire qualche domanda a Pistinista? Sì, mentre la nostra telecamera inquadra quello che a Piazza del Popolo sta accadendo, artisti di strada, divertimento, come comitato vi elogiava sia Ugo Franco che Giorgio Metastasio come coloro che con sacrificio portano avanti questa manifestazione. Sì, è vero questo, io ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore che mi hanno dato continuazioni. Io sono un esterno, appartengo a un comitato per la Badia, e ringrazio e vado avanti sempre così per il paese. Senta, innanzitutto questo tipo di manifestazione, diceva Giorgio, dislocata a puntare all'artigianato, vari stand, uno a due giorni, oggi e domani. Oggi noi, questo è il nostro desiderio attraverso questa diretta, puntare, promuovere, quindi invitare innanzitutto i telespettatori a venire, ma a proseguire anche domani. Domani l'involuzione, questa è l'apertura, sarà più o meno lo stesso programma? Sì, domani sera ribadisco che ci saranno pure i fuochi d'artificio, quindi invito tanta gente a venire a Bivongi. Veramente c'è molto divertimento e c'è da vedere questa fiera che punta sull'artigianato. Punta sull'artigianato ma anche sul divertimento, e noi abbiamo due ragazze che rappresentano, le ho già invitate poi a venire qua vicino a noi per uno spettacolo, venite da Salerno, sentivo da Ugo, e il gruppo si chiama? Oscar Raffone, tipico della Campania, e siete un gruppo di quanti elementi? In questo momento siamo 30, però arriviamo anche a 50 elementi, e tra appunto strumenti folklore, musicisti e altro, e diciamo ci occupiamo proprio di questo, facciamo divertire il pubblico con la tarantella appunto napoletana, con le nostre canzoni napoletane
e intratteniamo appunto il pubblico. Senti, qualche strumento particolare? Tipo il tricche ballacca, ad esempio, è uno strumento tipico napoletano proprio, appunto è quello di Pulcinella. Tamburelle fondamentali per la tarantella. Cosa abbiamo più? Tanti altri strumenti come le mani, tutti di legno ovviamente, artigianali. Quindi sì, si abbinano benissimo a questa manifestazione. E io allora vi invito a raggiungere il vostro gruppo e ad avvicinarvi a noi, perché così in questa piazza animiamo e diamo e invitiamo le maggiorette, le portate qua il vostro gruppo, perché così Giorgio mostriamo ai nostri telespettatori quello che, perché dicevi tu bene, animare il paese, i centri storici che comunque non vivono in generale i periodi floridi, tranne che ai noi solo in estate col ritorno, diciamo, delle persone che ritornano, degli emigrati che ritornano al proprio paese, e valorizzare praticamente questo centro storico anche attraverso il divertimento. La due giorni, domani mi diceva praticamente il Prestinizi, i fuochi d'artificio, il programma sarà più o meno uguale? Sì, è ormai un canovaccio ormai, diciamo, collaudato. Quello che non ho risposto prima a Ugo è semplicemente il fatto che i bambini ci chiedono questa festa. Cioè, io ho una nipotina di 2 anni che mi ha chiesto effettivamente se gli porto i gonfiabili, se porto i clown, se porto Minnie e Topolino. Cioè, ormai nei bambini è rimasto il mercato dell'abbadia, è un appuntamento ormai fisso, a data fissa, anche se, voglio dire, è abbastanza variegato come manifestazione, come attività ludica e soprattutto dei giocolieri, degli artisti di strada. Stiamo puntando anche a questo, vedi Maria Teresa. Noi faremo, finito il mercato dell'abbadia giorno 18, non finiremo. Noi inizieremo il 19 per la prossima edizione del 2020 per il mercato dell'abbadia. Ricordiamo anche che comunque, ringraziando il comitato, ma lo sentivo prima che diceva Ugo, voi vi siete insediati il 26 maggio e come tante nuove amministrazioni che sono trovate a fine maggio ad inserirsi, effettivamente è stato anche duro programmare le manifestazioni estive. Noi abbiamo programmato e soprattutto siamo stati, diciamo, premiati sulla parola. Non abbiamo concretezza materiale per poter dire abbiamo programmato sulla base di, come dire, di sostanze o di finanziamenti certi, però abbiamo dovuto farlo perché non poteva essere sospesa o interrotta una manifestazione che la gente vuole e pretende qui a Bivongi, soprattutto la diaspora bivongese. Io non parlo più di emigrati, ma la diaspora bivongese, perché sono quei bivongesi che ormai vivono in tutto il mondo e che fanno parte della comunità bivongese, non solo dell'America, dell'Australia, del Canada, del Belgio, della Francia. Tutti i bivongesi si ritrovano in questo momento, grazie anche a Telemia, a vedere una manifestazione che per loro è diventata anche il fiore all'occhiello e l'orgoglio di essere bivongesi. Grazie Giorgio Metastasio, e mentre ti invito, eccoli pronti Ugo, così lasciamo un po' di musica e di spettacolo. Sì, però prima di lasciare la musica, vai. Volevo ricordare anche la giornata del 13. Giornata del 13 non possiamo dimenticarla, perché è un'altra manifestazione importante, certo. E ormai la 37ª edizione è una manifestazione che tira da sé, però porta in giro nel mondo anche quel prodotto principe che è il vino di Bivongi. Ecco, Enzo Valenti, il nostro sindaco, è sensibile a questa manifestazione. E hai fatto bene Ugo a ricordare questo aspetto. Giorno 13 abbiamo celebrato la festa del vino, che è una tradizione perché da più di 30 anni che si fa, perché Bivongi ha una grande tradizione vinicola. Bivongi è stato sempre rinomato per il vino, Bivongi è una zona DOC e quindi il nostro vino è un vino di qualità, è un vino che noi esportiamo in tutto il mondo, e quindi noi attraverso la festa del vino che si tiene ogni anno il 13 di agosto intendiamo pubblicizzare ancora di più il nostro prodotto. Il nostro prodotto è un prodotto che viene prodotto a Bivongi e nelle zone di Bivongi, è un prodotto di alta qualità, è un prodotto che si sta espandendo, perché quando i prodotti sono di qualità c'è anche la richiesta, e quindi noi ogni anno rievochiamo queste cose e
facciamo anche da tramite della pubblicità per andare avanti su questa strada, perché fa parte della tradizione di questo popolo, come fa parte il mercato della Badia per altri aspetti, anche il vino, ha fatto bene Ugo a ricordarlo, fa parte della tradizione di questo popolo e intendiamo svilupparlo sempre di più. Ecco, belle parole del sindaco che noi coinvolgiamo, perché noi abbiamo tante colline che dovrebbero essere di nuovo fatte, abbiamo queste colline che bisogna riprendere, vero sindaco? E allora la politica in questo caso è molto importante, perché dobbiamo invogliare anche questi nostri giovani almeno a cominciare a fare qualcosa, ad assicurare qualche lavoro. Sono perfettamente d'accordo, noi dobbiamo incentivare questa attività, perché abbiamo delle colline che non sono più coltivate, per cui noi dobbiamo rilanciare questa attività principalmente nei giovani. I giovani, una possibilità di sviluppo per i giovani è quello di dedicarsi di nuovo all'agricoltura. Do you speak English? Yes, I am. What's your name? Giuseppina Valenti. Giuseppina Valenti, allora è di Bivongi. Mi fa parlare inglese. Ah, volete un nome in inglese? No, dico parliamo bivongese. Ah sì, parliamo bivongese, italiano come volete. Allora, com'è questa festa? Bella, bella, perciò vieni qua a festa, vieni. Vengo per questa, che mi piace Bivongi, mi piace tanto, mi piace l'Inghilterra, ma mi piace Bivongi. E voglio muore a Bivongi. Ah sì, ma ancora è presto, ancora è presto, da cosa ci vuole? No, mi tieni 83 anni. A Bivongi dove abitate? A Vico Piazzetta, numero 3. Vico Piazzetta sarebbe la Iudeca. E poi dentro. Allora questo vestito, che cos'è questo vestito? Questo non rappresenta niente, ma rappresenta una veste normale che se ne presenta. Ma c'ho una veste da bandiera italiana, tengo lì. La coccarda che mi serve a coccarda. Questo per simboleggiare l'Italia. L'Italia è sempre nel cuore. L'Italia è stata vita mia. Con Bivongi. Bivongi e guerra. E ne civica nata Bivongi. Ok, ciao, buona festa. Buone feste e buona. Sicuramente affermare che siamo in un monumento di Bivongi, un monumento, la farmacia. Una delle prime farmacie che c'era a Bivongi, in Piazza Vecchia, dove anticamente si svolgeva tutto proprio in questa zona, negozi, artigiani, e rimane questa bellissima farmacia che è stata pure restaurata.
Sì. È del 1900, è stata chiusa nel 37 e l'abbiamo riaperta al pubblico per far vedere questa bomboniera più o meno. Ecco, conservate ancora le boccettine, che una volta tutto ciò che si preparava, perché una volta non c'erano le medicine, quindi le preparavano loro, e quindi c'è tutto. Si vede nelle bottigliette ancora materiale di quando preparavano loro. Ecco, ne avete approfittato di questa giornata del mercato dell'Abbadia per esporre anche qualche quadro. E l'esposizione è di? Mia. Maria. ci sono delle damigiane, quindi è un riciclo. Ho fatto delle lampade, dei lumi, dei vasi. I quadri? Basso riciclo. I quadri? Quadri stasera poca roba. Abbiamo messa in mostra l'altra volta, il 4 agosto. Adesso poca roba. Ci sono delle poesie di mio cugino. Altra roba, tutto riciclo. Grazie, buona serata. Allora, vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cosa sta facendo? Stiamo facendo la mozzarella. Come partiamo? E partiamo dal latte di mucca. La mozzarella è pronta, poi signori! Uniamo il fermento, aspettiamo una decina di minuti e inoculiamo il quaglio per fare coagulare il tutto. Con una quarantina di minuti è tutto pronto. Si rompe il quaglio, il tutto, si ottiene la cosiddetta tagliata. Dovete fare la fila, il tempo che è pronta la mozzarella e si ottiene questo risultato. Ecco il titolare, come sta andando? Sta andando abbastanza bene, benissimo, diciamo, dai, è stata una cosa come tutti gli anni, ci onora in tutti i modi, dai. È apprezzata, la gente c'è, vede la festa tranquillamente, la nostra fiera ormai è al top, diciamo, sì. Abbiamo il primato, Bivongi con la fiera dell'Abbadia è al numero uno, si può dire, in Calabria. Facciamo diverse serate, andiamo in giro qua nelle zone limitrofe, pure un po' oltre, però come Bivongi onestamente vediamo rado, ecco, non... Buon lavoro. Grazie, altrettanto pure a voi. La mozzarella è pronta. Ovviamente diceva una signora, quanti ricordi entrare qua dentro. Domenico, allora facciamo anche il ciabattino, ora è in pensione quindi può fare anche il ciabattino. No, arrotondiamo? A tempo perso, no, non arrotondiamo niente. Solo mi diletto a dire. E queste sono praticamente delle macchine per allargare le scarpe quando sono strette. C'è una singola e due sono per la coppia, destro e sinistro. Ecco, hai visto quante? Poi ci sono le forme, perché una volta le facevano a mano. Ed è una procedura particolare perché si inizia da zero. Scendi su questo. Questa è la vecchia forma che si usava per quando si aggiustavano gli stivali, perché una volta i padroni, diciamo, tra virgolette, usavano quegli stivaloni lunghi, alti, e quindi ci doveva essere lo spazio giusto per... questo sembra banale, sembra un semplice sediolino, ma... Praticamente qua il maestro si sedeva lì e il cliente prendeva la misura della scarpa, perché la doveva fare tutta di sana pianta, e lì prendevano la misura proprio. Questa è una macchina. Questa è antica. 102 anni. È passato poco fa un esperto, dice che questa è stata presa in Inghilterra. Perché è andato su internet, ha preso il numero di matricola, è stata comprata in Inghilterra, l'ha comprata mio nonno, quindi è una tradizione. Quella moderna, diciamo, più moderna quella. Più moderna rispetto all'altra, quella si chiama macchina di lissaggio, che era per la rifinitura delle scarpe.
cosa che una volta si faceva rompendo un pezzo di vetro e si rifiniva solo con un pezzo di vetro. E mentre la musica avanza, gira per questo centro storico, in questa piazza che, come diceva l'assessore Giorgio Metastasio, viene poi ampiamente dedicata, no, al ritrovo, alla festa dei bambini, alla gioia dei bambini, questo centro storico, Ugo, come l'hai visto? Che postazioni ha? Tra poco lo vedremo, sei andato tu a visitarlo. Guarda, il centro storico si vede, guarda, è un bel colpo d'occhio. Poi ci sono, ecco, io volevo iniziare 8 punti gastronomici. Diciamo, il primo, come si entra, è quello di Fuda Natalia, che ha all'ingresso fa pasta di casa, pasta fatta in casa al sugo di cinghiale oppure al sugo semplice o con le olive, panini e vino e patate. Poi noto che anche Russo Laura, che si trova a Palazzo Michelotti, il palazzo che abbiamo qua di fronte, ecco, fa la pasta fatta in casa sempre con salsicce e olive. Cioè, questo ti fa notare, i primi due, che la pasta con le olive, col sugo e con le olive, è il piatto tipico di Bivongi. E ancora poi abbiamo da Sasà, e sotto il giardino Michelotti, quest'anno c'è una, diciamo, un qualcosa di nuovo, le lumache in umido, a parte le fagiole, eccetera. Poi c'è da Valenti che è nella zona che chiamiamo zona morzida, che sarebbe un mirtillo che cresceva in modo abbondante. Trippe e patate, ottima! La trippe e patate è ottima, la vedi che... Anzi, se ti va andiamo a gustarlo un pochettino, Maria Teresa. Poi c'è un'altra chicca di Bove Antonio in piazza Umberto I, che la chiamiamo Piazza Vecchia. Per dire una cosa curiosa, Maria Teresa, c'era all'inizio, dice, come la chiamiamo questa? Un signore fa, la chiamiamo Piazza delle Cadute, non Piazza delle Cadute, ai caduti, capito? Poi c'è ancora da Valenti, nella Vigniceta, che è sopra Tommaso Martini, lì è un qualcosa di... Guarda, c'è la minestra, la verdura, che tutti quanti che vanno. Poi ancora più sopra, dove c'è lo Spirito Santo, c'era una chiesetta che è stata demolita negli anni 60, e ci sono panini con salsiccia e porchetta. Però qui c'è un maiale, diciamo, nostrano, è un qualcosa di particolare, ha un sapore diverso. E poi alla macelleria spagnola ci sono le frittole, che è proprio qui vicino. Un piatto tipicamente estivo, diciamo. E poi ci sono, come dicevamo prima, ci sono questi artigiani che fanno anche... Ma se non sbaglio, vabbè, il 13 c'è stata la festa del vino, ma se non ricordo male, anche perché vengo ogni anno qua, c'è una zona sangria o non c'è questa? Sì, quando finisce la festa del vino... Verso mezzanotte i ragazzi, sempre col vino di Bivongi, organizzano la sangria. Tu mi sai dire quanto sangria hanno venduto quest'anno? Oltre 300 litri di sangria, dopo i 300 litri di vino che sono state proprio durante la manifestazione del vino. Possiamo dire paese del vino. Se... Lo sai che Bivongi, quando nomini Bivongi, diciamo Bivongi, è lo stesso che dici vino. Ugo, allora io lascio il microfono a te, per quello così lanci direttamente tu stesso i contributi che hai visitato ieri. Sì, abbiamo visitato il centro storico, però prima di lasciarci volevo fare un saluto a tutti i nostri emigrati. Volevo ringraziare Maria Teresa, che è stata così cortese con Giuseppe a venire a Bivongi, ci hanno onorati questa sera della loro presenza, e ripeto, facciamo tanti saluti ai nostri emigrati che ci stanno seguendo. Perché devi pensare, Maria Teresa, che loro giornalmente mi chiamano, cioè vedono il nostro TG, lo seguono moltissimo, e ogni tanto mi chiamano e mi dicono, è successo questo? E dico, ma come? Sì, perché noi seguiamo Telemia, sia in Australia, sia in Argentina, sia in Canada, hai capito? E quindi adesso salutiamo tutti e facciamo vedere quello che sta succedendo nel nostro centro storico. Eccoci con il sindaco, in pieno centro storico. Siamo in piazza Umberto I, però noi le chiamiamo Piazza Vecchia. Ecco, come sta andando la serata, sindaco? La serata secondo me sta andando bene, vedo che c'è un notevole afflusso di pubblico, nonostante ci siano tante altre feste in paesi vicini. Sono contento perché ho notato una notevole presenza, si vede che la badia richiama la gente, anche perché la gente vuole divertirsi e diciamo l'Albadia è un momento di divertimento per tutti. Ecco, è stata una battuta, sindaco,
perché ha detto in altri paesi vicini c'è qualche altra manifestazione. È stato uno sgambetto, vogliamo dirlo. Cavoloni, non, ecco, il 17, ma però bisogna concordare le cose. Io parlavo prima con Maria Teresa, parlavamo e dicevamo proprio dobbiamo convocare il sindaco di Bivogno, il sindaco di Roccella, il sindaco di Cavoloni per, voglio dire un termine, registrare per l'anno prossimo le date. Sono d'accordo su questo, bisogna coordinare insieme le date per evitare che ci siano degli accentramenti, anche perché poi ci sono delle dispersioni e penso che queste dispersioni non giovano a nessuno, ecco. Questo per cui è necessario, secondo me è fondamentale incontrarsi, parlare, discutere per coordinare meglio. Questo è vino o sangria? Buonissimo. Che vino? Sangria? Vino. Vino di Bivongi. Vino di Bivongi, buonissimo. Buonissimo. Quindi dire Bivongi. Vino al Bivongi è buono. È ottimo, è doc. Vino doc. Vino doc. Madonna che color rubino. È una golosità. Signora, buonasera. Come andiamo con le zeppole? Andiamo benissimo. Andiamo benissimo. Ma le zeppole con alici, con l'anduia, con che cosa? Alici, l'anduia e vuote. Con le alici e con l'anduia. Ecco. E con quanto le patate. Tempo ci vuole per una zeppola croccante? Dipende. Dipende dal fuoco. Una padella caratteristica fatta apposta. Chi l'ha fatta questa? Dario. Dario l'ha fatta. Dov'è Dario? Da dove venite? Da Locri. Da Locri? Hai visto da Locri? Dalla Locri. È la prima volta che venite qua. Com'è questo mercato? Com'è? Interessante, carino, simpatico. Il centro storico. Centro storico, bellissimo. Bello. Da dove venite? Da dove venite? Da Roma? Come mai Bivongi? Chi ve l'ha detto? Come siamo avete... di stilo, di originari di stilo. E com'è questa festa? Molto carina, molto folcloristica. Avete assaggiato qualcosa? Non ancora. E che aspettate? Che... Ci va tutto a rubo. Perché la verdura è finita. Ma la verdura non ci piace. Come non mi piace? Se vieni qua vieni a mangiare. Allora... L'insalata a Roma ma mangio. No, ma non verdura, insalata. Qua una bella zippola. Allora le zippole ci sono qua. Ok, buon proseguimento. Grazie. Un momento di riflessione. E il vino? La sangria è uscita bene. La partecipazione c'è, è un evento calendarizzato che va sempre bene, di bene in meglio di anno in anno. È un piacere essere qua anche stasera, anche quest'anno. Saluti a Telemia, al personale, al comune di Bivongi e agli organizzatori della festa.